questo è il livello normale, è solo che abbiamo la sparabrina, si chiama, penso. Comunque, questa pianta spara semi come questa, come la sparasemi normale, è solo che li spara ghiacciati e rallenta gli zombie. Allora, piantiamo la mina. E niente, i zombie sono gli stessi perché mi sa che ogni due livelli, non vorrei sbagliare, ogni due livelli arriva un nuovo tipo di zombie. Non lo so, non sono sicuro. Comunque noi ci facciamo le nostre due file. Scusate, c'è un po' di mal di gola, ma vabbè. Allora, ok, direi che ci abbiamo un po' di semi. 200 già. Ora mi sa che dovrebbero arrivare in due tra un po'. Vabbè, non ci sono, ecco, mettiamogliene uno. Vedete, adesso iniziano ad arrivarne due. Perché all'inizio ne arriva uno alla volta, i figli tutto a posto, dai, si riescono a controllare. Poi iniziano ad arrivare in gruppo. Cioè all'inizio è un po' più complicato. Quando ti mangi ne una che non si sa mai. Serve anche quello. Ah, qua una cosa, ho sbagliato io adesso. Cioè, non è che ho sbagliato. Sì, ho fatto male. Perché per una sicurezza migliore è meglio mettere questi dietro di loro. Adesso non sto a rimetterli quelli. Ve lo faccio vedere. Vedete, lo zombie diventa blu e mangia più lentamente. Camminerà anche più lentamente. Comunque no, ho sbagliato a fare una cosa perché se volete una sicurezza questi due andrebbero invertiti. Bisognerebbe mettere prima loro, che sparano i semi ghiacciati, e poi loro, perché questi sono più forti di loro, quindi bisognerebbe proteggerli di più. Questo è il mio consiglio, poi lì. Ah sì, però posso fare anche così. Bello, bello. Una bella patata lì. Ok. Tu qua, che siamo scoperti. Ah, un altro consiglio. Quando voi mettete i walnut, cioè i muri di noce, se tipo lo mettete qua, poi metteteli per ultimi gli sparasemi, perché tanto sarete protetti da quello. Che inizia ad arrivare anche il saltatore lì. Ok, perfetto, non si è riuscito a mangiare la nostra patata. Ora mancano un walnut e due cose che c'hanno. Ah sì, una cosa non ve l'ho mai detta. Le piante prima di essere piantate, hanno bisogno di un tempo di ricarica. E questo si differenzia da. Posto, quello è saltato in aria intanto. Questo si differenzia da pianta a pianta. Cioè tipo le walnut ci mettono un bel po' a caricare. Vedete? Va lento, mentre lo sparasemi no. Questo dipende da pianta a pianta, quindi. Tipo più avanti ci sono delle piante che si ricaricano velocissimo e altre che non si ricaricano quasi mai. Quindi bisogna contare anche sui tempi di caricatura, cioè bisogna calcolare anche, cioè
Cioè, bisogna vedere quanto ci vuole per fare una pianta, comunque. Perché se, no, se non c'è state col tempo, è inutile che piantate quella e piantate un'altra. Ok, poi intanto sostituisco la mordinoci che è rotto, poverino. Intanto mi hanno devastato tutte... Cioè, non... mentre stavo parlando mi hanno devastato tutte le mie patate lì. Maledetti. Ah, ma sono loro, sono sempre loro. Ci abbiamo un po' di semi, quindi trovali tanto per fare qualcosa. Il casino. Volendo si possono mettere anche due file di muri di noci, ma cioè forse se lo volete fare lo fate più avanti, che c'è un livello strano sul tetto. Vabbè, non voglio dire nient'altro, lo vedrete più avanti. Niente, la parte sta per finire, dato... Sì, era l'ora da finale. Adesso qua mi serviva la... Oh, bello, la pianta carnivora. Che si chiama in realtà... Chomper, vabbè. Divora gli zombie in un boccone, in pratica. Ma è vulnerabile mentre si ricarica, mentre mastica. Niente. Basta, noi ci vediamo qua. Ci vediamo alla prossima parte. Quindi ciao a tutti.